La storia di questa associazione penso che la conosciamo un po' tutti, è sempre presente sul territorio. Siamo ospiti dentro una tenda che è arrivata ieri sera, vi devo dire, assieme, e vi invito se non l'avete fatto prima a guardarlo quando uscite, è una cucina bellissima che ci sta all'ingresso. L'ingegnere Cocina che è stato qui ha visto questo modello che è ritenuto estremamente interessante. È una realtà ben consolidata, una realtà abbastanza avanzata dal punto di vista tecnologico, un sistema di telecamere che consente di riprendere quasi mezza provincia di Trapani, senz'altro i luoghi più sensibili soggetti a incendio, i luoghi che purtroppo ogni anno vengono alle cronache nei mesi caldi per gli incendi. Purtroppo il patrimonio boschivo di questa provincia si è andato via via deteriorando, ce n'è rimasto ben poco, però quello che è rimasto deve essere protetto, salvaguardato. Il sistema di telecamere fa un avvistamento precoce, quindi un avvistamento che consentirebbe l'immediato intervento solo se appunto ci fossero le capacità di pronto intervento, e anche queste vengono un po' meno oggi, ma si devono potenziare. Direttore, nel panorama della protezione civile siciliana, la SOS Valderi c'è un caso isolato oppure ci sono altre associazioni simili? Ma nella sua fattispecie è un caso isolato. C'è questa associazione che ha un grande numero di volontari, molti qualificati, che riescono a gestire queste telecamere, dietro cui c'è, ritengo, grande anche sacrificio per la sola manutenzione. È un sistema di telecamere che richiede molta manutenzione, oltre che una progettazione che deve essere stata all'avanguardia. SOS Valderi è da anni sensibile al problema degli incendi boschivi e da ultimo abbiamo studiato proprio il progetto Occhio Virtuale, che oggi è una tappa sicuramente non conclusiva, ma di presentazione di quella che è un'attività che continuerà a svolgersi nelle prossime settimane, nei prossimi anni. E speriamo con questo sistema di poter dare un valido contributo agli enti con cui tra l'altro già collaboriamo, oltre che alla Protezione Civile, al Corpo Forestale e ai Vigili del Fuoco. Oggi abbiamo avuto la possibilità di mostrare cosa significa sinergia tra Dipartimento della Protezione Civile e Associazione di Volontariato. È stato presentato questo progetto estremamente interessante, è stato presentato alle autorità locali, erano presenti diversi sindaci, diversi operatori, diciamo, che si occupano a vario titolo, Vigili del Fuoco, Forestale, c'eravamo noi come Dipartimento chiaramente, e tutti hanno avuto l'opportunità di vedere cosa può significare in un futuro prossimo questo, diciamo, connubio tra tecnologia, volontariato, istituzione regionale. E noi pensiamo che dalla provincia di Trapani possa partire un esempio virtuoso per consentire alla stessa regione di affrontare, magari di avere appunto testato già sul campo delle esperienze, come si dovrà gestire il futuro sistema di prevenzione prima e di controllo dopo degli incendi boschivi. Il futuro sistema che a nostro giudizio deve poggiare su tre pilastri: una, la tecnologia. Oggi ne abbiamo visto un esempio che non è solo, diciamo, per scoprire gli incendi sul nascere, le telecamere servono a questo, ma tecnologia significa anche disporre poi di mezzi molto performanti, mezzi veloci, mezzi che possono raggiungere immediatamente, diciamo, dialogando con le telecamere che scovano sul nascere gli incendi, possono raggiungere subito i focolai, e queste, diciamo, questa attività deve poggiare su un altro pilastro fondamentale che sono le associazioni volontariato. E in più poi, diciamo, l'elemento collante di tutto è l'attività formativa. Perché per costruire un sistema performante sicuramente c'è bisogno di conoscenze, c'è bisogno di formazione adeguata. Oggi ne abbiamo visto un esempio virtuoso, titolo Occhio Virtuale, dico, abbiamo visto un esempio virtuoso che dalla provincia di Trapani può dare anche stimolo e suggerimento all'intera Sicilia.